Sindaco, il percorso di legalità continua e non poteva continuare con Fabrizio De André, pioniere della giustizia. Sì, questa sera è il secondo degli eventi che costituiscono appunto il percorso di legalità che si concluderà a fine maggio con l'attribuzione del premio Onestas. Premio Onestas istituito 3 anni fa dal tenente dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, Alberto Bruno, al quale io voglio porgere veramente dei dovuti ringraziamenti per questa idea lungimirante che coinvolge e guarda soprattutto ai nostri giovani. E a questo progetto è bene evidenziare c'è stata un'adesione importante da parte di 3 istituti scolastici del nostro territorio, delle scuole superiori, e quindi abbiamo il liceo classico di Francavilla Fontana, abbiamo il Morvillo Falcone di Brindisi, abbiamo il liceo delle scienze umane Ribezzo di Latiano. Oltre alle scuole superiori abbiamo anche il coinvolgimento e l'adesione importante del nostro istituto comprensivo con il coro Arcobaleno delle Note. Quindi un evento musicale che praticamente guarda ad uno degli artisti che più ha trattato tematiche quale la giustizia, la legalità, l'equità, vale a dire il cantautore, autore Fabrizio De André. Perché abbiamo scelto appunto Fabrizio De André? Abbiamo detto per queste motivazioni, ma un'altra ragione è perché di diritto, di diritti e di giustizia, oltre diciamo a nei convegni oppure con termini tecnici giuridici, si può anche parlare con un linguaggio più semplice, con un linguaggio più fluido, quale è appunto quello musicale. E proprio per questa ragione noi abbiamo scelto in questo percorso di legalità un evento musicale con le canzoni di De André per arrivare al cuore e alla mente dei nostri giovani che grazie ai principi, ai valori e diciamo al senso di giustizia di De André possano creare una comunità e una società migliore. Un percorso di legalità che vede la stretta collaborazione dell'associazione La Valigia Blu. Sì, questo progetto praticamente vede il coinvolgimento dell'amministrazione comunale, dell'associazione Valigia Blu e poi il coinvolgimento di una pluralità di autorità, tanto è vero che il premio Onestas, che come dicevo prima verrà assegnato, attribuito a fine qui di maggio, vede il coinvolgimento anche della prefettura e quindi delle autorità civili e militari più importanti presenti sul nostro territorio. Presidente, il percorso di legalità fa tappa nella città di Latiano e in questa serata un omaggio a De André che ha fatto della legalità il suo essere nei suoi testi. Certo, questa è la seconda tappa del percorso di legalità che abbiamo realizzato con il comune di Latiano e appunto, come dicevi, è proprio dedicata alle canzoni di Fabrizio De André. Siamo andati alla ricerca del senso della giustizia in ogni canzone di Fabrizio De André e gli studenti dei 6 istituti che hanno aderito al bando del premio Onestas questa sera interpreteranno i suoi brani. Quanto è stato importante intraprendere questo percorso nelle scuole? Questo è molto importante, l'associazione La Valigia Blu è nata proprio per instillare nei giovani il principio di legalità nelle sue sfaccettature. Abbiamo iniziato il primo anno con la prima edizione del premio dicendo ai ragazzi di illustrare il principio della coerenza, poi abbiamo proseguito con il tema della correttezza e della onestà fino ad arrivare a quest'anno abbiamo chiesto ai nostri studenti di illustrare il tema della credibilità, un tema che è stato scelto dal prefetto di Brindisi perché la nostra commissione giudicatrice è presieduta dal prefetto di Brindisi e dal procuratore della Repubblica Antonio De Donno. Qual è attualmente l'impegno sul territorio da parte della Valigia Blu? Gli impegni sono vari, a parte l'organizzazione del premio Onestas stiamo sviluppando poi un percorso anche relativo alla cultura e all'arte e organizziamo degli appuntamenti domenicali attraverso gli Art Brunch in cui permettiamo agli artisti pugliesi di esporre le proprie opere e così diamo modo loro di dialogare, di conversare con i visitatori e gli ospiti sempre per diffondere quel senso della cultura e con le sue varie interpretazioni. Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan vela dall'ombra dei fossi,
ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde del mio torrente. Voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dai soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia.